mano di Dio. Calmo e paziente ti chinavi sul sordo che apprendeva da te la parola d'amore, la parola di vita. Padre Filippo, tu sei l'uomo del silenzio. Padre Filippo, non ci abbandonare. Thank you.
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui per fare memoria nell'Eucaristia del nostro incontro con Gesù e di Cristo con noi, mentre abbiamo davanti l'effigie e anche i resti mortali del nostro San Filippo Maldone. Ci sentiamo tutti uniti, voi che siete presenti e quanti ci seguono attraverso le emittenti. San Filippo continui ad essere colui che intercede per noi presso Dio, soprattutto coloro che a causa qualunque ragione però non sono in grado di poter esprimere con voce nitida la propria volontà, ma la santità riesce sempre a comunicare, perché comunica attraverso la grazia dello Spirito. E allora anche noi, che vogliamo celebrare questa Santa Eucaristia, ci mettiamo alla presenza del Signore con misericordia, perché quanto stiamo per ascoltare e ricevere ci aiuti a vivere meglio la nostra fede e a meritare, benché indegni, la misericordia del Padre. Thank you.
Preghiamo. Dio di ogni consolazione, che hai chiamato San Filippo Smaldone, sacerdote, ad essere padre e maestro dei sordi, concedi a noi, per sua intercessione, di dedicare la nostra vita al servizio del prossimo, per essere da te benedetti nel Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio. Giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarci. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si chiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso si muterà in sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà una strada appianata e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la percorrerà, vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati del Signore e verranno in Dio. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Beato chi spera nel Signore. Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita, finché vivrò canterò inni al mio Dio. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti. Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia
e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. Se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto spera, tutto sopporta. Parola di Dio. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù, di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli, e gli condussero un sordo muto, pregandolo di imporgli la mano, e portandolo in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse, Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano. E pieni di stupore dicevano, «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti». Parola del Signore. Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Abbiamo ascoltato dal brano evangelico e quest'anno proprio queste ultime parole vogliamo non solo cogliere il carisma proprio, la specificità del nostro amato San Filippo e della congregazione che è nata proprio al seguito
della sua manifestazione attiva e concreta di carità. Ma vogliamo anche fare un piccolo esame di coscienza noi, come credenti, come celebranti l'Eucarestia. Perché ciò che riceviamo, ciò che ascoltiamo, ciò che viviamo, entra totalmente a far parte della nostra esperienza umana. E questo significa che qualunque sia la condizione fisica, psicologica, sanitaria, tutte le nostre caratteristiche che noi abbiamo, qualunque sia questa dimensione, abbiamo bisogno, per chiamarci cristiani, per chiamarci di Gesù, ma anche per elevare la nostra preghiera a San Filippo, di interiorizzare questa parola. Perché se l'attenzione è rivolta in modo particolare a coloro che attraverso il carisma, la missione esercitata da San Filippo e dalla congregazione appunto che lui ha fondato, ha voluto, si esprime nella concretezza di un nuovo linguaggio, di una nuova modalità di rapporto e soprattutto di carità, perché non ci sia quella emarginazione che molte volte avviene nella società, perché no, a volte anche nella Chiesa, quando chi è meno dotato di qualunque capacità magari sembra non essere utile e viene messo da parte. La valorizzazione di ogni persona. Ogni persona è in sé immagine e somiglianza di Dio. È quello che Gesù ha voluto farci capire operando i miracoli, tutti i tipi di miracoli. E ricordando, non lo dimentichiamo mai, che il miracolo, il vero miracolo, non è semplicemente una trasformazione della vita fisica, la vista, l'udito, le gambe, una malattia qualsiasi, interiore, è la trasformazione del nostro modo di concepire l'esistenza. Riguarda tutta la nostra esistenza, per cui nel momento in cui abbiamo consapevolezza di avere ricevuto un dono, questo dono diventa condivisione. Questo dono diventa esperienza nuova di fraternità, che non è un semplice vogliamoci bene. C'ho l'occasione, do un'offerta, faccio un gesto buono. No, è il modo come rispetto ogni persona. E tutto ciò che posso fare per chi è nella necessità di qualunque tipo, trova una disponibilità a farla, una volontà ad esercitare questo. Ecco allora che il carisma proprio di una congregazione religiosa, ma anche il dono della grazia di Dio, si manifesta in tantissime modalità. E non solo modalità come noi possiamo intendere missionarie in tante parti del mondo, le modalità della relazione da persona a persona. Perché in questa modalità, scusate se insisto, noi riconosciamo la presenza della grazia di Dio. Noi compiamo un atto di fede, perché l'altro, chiunque sia, è immagine e somiglianza di Dio. Ecco il valore
dell'attenzione, della disponibilità, dell'opera e dell'azione di carità, ha una radice più profonda del semplice gesto di bontà che va oltre il risultato in quanto tale. E d'altra parte Gesù lo ha voluto far comprendere a coloro ai quali ha operato un miracolo, dicendo loro: vai, non peccare più, dicendo a qualcuno, ed è un fatto molto bello e significativo, prendi il tuo lettuccio, la tua barella e portatela insieme, cioè non dimenticare che sei fragile, che hai avuto tu bisogno di essere accompagnato, curato, seguito, spinto nella piscina per essere guarito. Ma se tu diventi per l'altro, essere tu stesso chiedendo agli altri, esponendo la tua povertà per essere aiutato e riconosciuto nella tua dignità, fallo anche per gli altri. È bello, cari fratelli e sorelle, vedervi in questa occasione venuti anche da tante parti, perché insieme alle nostre sorelle consacrate, alle suore proprio di San Filippo Smaldone, insieme tutti quanti ci interroghiamo: io che dono ho ricevuto da Dio? Che cosa posso fare e devo fare nella mia famiglia, nel gruppo sociale che frequento abitualmente, nella mia comunità, nelle mie relazioni anche con persone che non conosco? E queste domande insistenti sono veramente importanti, perché traducono nella relazione personale, nella vita sociale concreta, la parola del Vangelo, che non ci parla di fatti antichi, ci dice: tu che cosa avresti fatto? Tu che cosa sei disposto a fare? E allora va e anche tu fa lo stesso. Ma io non so guarire, non sono un guaritore. Potrai guarire con un gesto, con un saluto, con un'attenzione particolare. Io spero e me lo auguro che sarà capitato a tutti, fate un po' l'esame di coscienza o facciamolo, anche io, durante questo tempo di pandemia abbiamo sperimentato nei mesi, e sono stati diversi, passati, atti di generosità, di vicinanza, di solidarietà, pur con tutte le accortezze. O la mascherina che usiamo giustamente per precauzione è servita più da scudo per stare lontani e non come esigenza di avvicinarci di più in un modo diverso, cioè di sentirci solidali attraverso il telefono, attraverso il saluto, attraverso la domanda se c'è bisogno di qualcosa. Ecco come si diventa santi. Non crediamo chissà che cosa. E questo non per banalizzare la santità, ma per valorizzare la nostra dignità di battezzati in quanto figli di Dio, in quanto partecipi dell'Eucarestia. Perché questa è la nostra scuola, quello che Gesù ci dice, quello che Gesù ci dona, ci dà un insegnamento e ci dona se stesso. Noi, quando diamo un buon consiglio agli altri, siamo capaci di donare noi stessi. Fino a che punto il nostro consiglio diventa disponibilità concreta all'aiuto, al sostegno, alla solidarietà, a quei gesti che forse pesano un po' di più, ma sono i gesti che dilatano l'orizzonte della vera carità
e rendono viva la speranza. In questo anno in cui stiamo meditando e insistendo proprio sulla virtù della speranza, riscopriamo che non si tratta solo di dire più o meno passerà. No. La speranza non è questa. La speranza è la certezza che Dio non ci abbandona. La speranza è la consapevolezza che fidandoci di Dio, qualunque cosa accada, accogliamo la sua volontà. La speranza è il recitare con fede, sia fatta la tua volontà. Perché mentre noi facciamo programmi e abbiamo l'impressione che questi programmi cambiano per gli imprevisti, e magari diciamo, Signore, e invece sia fatta la tua volontà. Che questa volontà di Dio diventi manifestazione di carità, di amore, di perdono, di riconciliazione. Allora sarà il linguaggio non solo e non tanto della lingua, ma il linguaggio dei gesti di amore e di carità che apriranno il cuore alla speranza. Che San Filippo ci aiuti tutti a percorrere la strada di santità che lui ha percorso calandosi nella concretezza di quelle situazioni umane e sociali che aveva scoperto e che lo hanno fatto anche andare altrove, perché aveva capito che dove stava forse non si rendevano conto bene, è andato altrove. Ed ecco ciò che Dio gli ha permesso di realizzare, e noi siamo qui dopo tanti tanti decenni, dopo oltre un secolo, a ricordare l'opera che San Filippo ha operato. Lui dal cielo ci guardi e soprattutto confermi in tutti coloro che si ispirano alla sua azione di carità e di amore a diventare suoi imitatori e ad affidare ogni richiesta di preghiera alla misericordia di Dio, Padre buono, di Cristo, Figlio Redentore che ci salva e dello Spirito che suscita in noi questi desideri, lasciando alla mano quanto è grande Dio. Quanto è grande, proprio perché ci sfida sulla libertà. E quando noi compiamo qualcosa di buono, Signore, ti ringrazio. La lode a Lui sempre. Ce lo ha insegnato Maria, e con lei allora diciamo anche noi oggi: l'anima mia magnifica il Signore perché ci ha donato San Filippo. Amen. Fratelli e sorelle, proprio animati dalla misericordia che Dio Padre ci manifesta, rinnoviamo con gioia la nostra professione battesimale, perché in questo modo riscopriamo non solo la scelta personale di ciascuno di noi, ma il fatto che ci sosteniamo insieme, perché questa è la nostra fede. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla
in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, la santità non è privilegio di pochi, ma è chiamata per tutti, come frutto della consacrazione battesimale. Preghiamo il Signore, fonte della santità, e diciamo: Signore, rendici santi come tu sei santo. Signore, rendici santi come tu sei santo. Perché la Chiesa, madre dei santi e promotrice di santità, con la forza dello Spirito Santo, continui a proporre l'imitazione di Cristo, il vero obbediente al Padre, preghiamo. Signore, rendici santi come tu sei santo. Perché i cristiani che nel battesimo hanno ricevuto lo Spirito si rinnovino interiormente come veri discepoli di Cristo, che ha reso il suo giogo leggero e soave, preghiamo. Santi come tu sei santo. Perché ogni cristiano sente il dovere di condurre una vita santa nella fedeltà ai propri doveri, preghiamo. Signore, rendici santi come tu sei santo. Perché l'amore di Cristo conduca a tutti noi che celebriamo la memoria di San Filippo all'amore verso gli uomini e verso il mondo, e avanzi l'edificazione del regno di Dio, preghiamo. Signore, rendici santi come tu sei santo. Perché i pastori della Chiesa, per intercessione di San Filippo, siano fedeli imitatori di Cristo, buon pastore, e fondamento di ogni servizio pastorale nella verità e nell'amore, preghiamo. Signore, rendici santi come tu sei santo. Perché San Filippo, nostro padre fondatore, protegga e benedica dal cielo la nostra famiglia religiosa e aiuti tutte noi a percorrere la via della santità che lui ha percorso, preghiamo. Signore, rendici santi come tu sei santo. O Dio, sorgente di santità, che ci prescrivi di essere santi come tu sei santo, per intercessione di San Filippo, fa che siamo nel mondo un Vangelo vivente, continuatori dell'incarnazione di Cristo, per imparare ad amare te sopra ogni cosa e i nostri fratelli per il tuo amore. Per il Signore. Oh,
pregate, fratelli e sorelle, la famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, fonte di ogni bene, accogli i nostri doni in questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio e per l'intercessione di San Filippo Smaldone confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa di San Filippo, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse: "Bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me." Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, San Filippo, Smaldone, gli Apostoli e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo tutti insieme. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi uno sguardo di pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. La comunione per istituzione. Thank you.
preghiamo. O Padre, che ci hai fatti tuoi commensali, donaci di imitare l'esempio di San Filippo Smaldone, che si consacrò a te con tutto il cuore e si prodigò instancabilmente per il bene del tuo popolo, per Cristo nostro Signore. Amen. Eccellenza reverendissima, carissimo Padre Michele, grazie per questa presenza, a nome anche e soprattutto della Madre Generale, Sorines De Giorgi, del suo consiglio, tutti i fedeli che oggi hanno partecipato a questa solenne celebrazione, non solo i presenti, ma anche quelli che attraverso l'emittente, il canale 190, si sono collegati insieme a noi e con noi a dire grazie a Dio della vita per il dono della santità, per il dono di San Filippo. Un grazie a quanti in diversi punti del mondo si sono collegati. Voglio salutare attraverso l'emittente 190 le comunità che rendono ancora vivo il carisma smaldoniano, il carisma di San Filippo, nel Benin, nel Ruanda, nella Tanzania, Filippine, Indonesia, Brasile, Paraguay, Polonia. Già sentire tutti questi paesi e sperimentare veramente che l'azione dello Spirito continua a soffiare sulla storia dell'umanità. Allora vogliamo esprimere al Dio della vita ancora una volta il nostro grazie, tramite lei eccellenza e con lei, per il dono di San Filippo Smaldone. Grazie anche attraverso questo applauso. Con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Filippo Smaldone, patrono della comunità, vi benedica e vi protegga, vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che hai manifestato in San Filippo la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Filippo ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Consentitemi, però, prima di concludere, recitiamo insieme un'Ave Maria per ricordare Monsignor Ruppi, che ha tanto lavorato e si è prodigato proprio per completare questo cammino di riconoscimento delle virtù di San Filippo e quindi della sua beatificazione e glorificazione, canonizzazione. Abbiamo ricordato dalla sua dipartita e vogliamo sentirlo ancora come quella forza trainante nella Chiesa di Lecce per essere sempre più all'altezza dei tempi e della testimonianza nel mondo, in tutte le parti, in tutte le dimensioni in cui ogni credente, ogni battezzato, ogni presbitero, ogni religiosa è chiamata a dare la propria testimonianza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Filippo Smaldone, la benedizione, la gioia. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace. Andiamo, grazie a Dio.